Nei paesi interessati dalla primavera araba, alla fine ci sarà un governo democratico? Credo che si debba fare un certo distinguo tra i vari stati, perché la situazione non è la stessa in tutti i paesi. In Tunisia abbiamo avuto una vera e propria rivoluzione, sfociata in una vera costituzione che sta redigendo l'assemblea costituente, che è stata eletta. Malgrado alcuni sporadici soprassalti, possiamo dire che la Tunisia abbia preso la buona strada. In Egitto la situazione è diversa, c'è stata una rivoluzione e al tempo stesso un colpo di stato militare. C'è sempre una forte discussione tra esercito che non vuole cedere niente e il popolo che chiede di più, con in più la sorpresa di vedere i fratelli musulmani in testa dopo le elezioni, così come i salafiti, che rappresentano un pericolo maggiore per le libertà individuali. In Egitto la situazione è molto meno chiara, anche se possiamo dire che gli egiziani hanno avuto modo di votare. Quella libica è una situazione ancora differente, non si è trattato di una rivoluzione ma di una guerra civile in cui l'Occidente ha avuto un ruolo. La domanda da farsi è se dopo la guerra civile ci sarà una riconciliazione tra le diverse fazioni o se con la morte di Gheddafi, che riusciva a mantenere l'unità, ci sarà una ripresa degli scontri. È chiaro che un potere è meno stabile quando è sostenuto da un esercito straniero che quando ha il sostegno del movimento popolare interno. In Siria ci troviamo di fronte a un quarto scenario: la repressione continua e anzi si amplifica. Allo stesso tempo il popolo siriano resiste e continua a manifestare e a chiedere la partenza di Bashar al-Assad, malgrado la dura repressione. Bashar al-Assad ha sprecato un'occasione per aprire le riforme, le ha promesse, ma non le ha fatte. Possiamo dire che a termine ha condannato da solo il regime. L'incognita è rappresentata da questo termine. Si tratta di settimane, mesi e ancora quanti morti dovrà fare ancora Assad prima di lasciare. Se anche voi volete farci una domanda, andate sul nostro sito web.